Oh, mi sembra giusto. L'applauso è a Margherita Hack, era assolutamente dovuto. E, tra l'altro, lei è arrivata un'ora prima di me, bella tranquilla, perché arriva in fondo da Trieste. Io vengo qui da Piazza Santo Stefano e insomma ho avuto i miei problemi. Bene, benvenuti, buongiorno. Margherita, hai visto che platea? Davvero? Eh sì, è. La smettila di dire queste. Allora, abbiamo già capito una cosa, che anche una grande astrofisica può dire delle cazzate. Bene, nel senso che siete qua tutti per sentire e vedere Margherita Hack. Ah, cominciamo subito, cioè io credo che siamo in anticipo, però sì, saremmo in anticipo di 8 minuti. Accademico. Eh? Quarto d'ora accademico. No, ma siamo in anticipo invece. Doveva essere alle 11:30, sono le 11:22. Non era all'11. No, veramente. Vabbè, qui girano diverse versioni in libreria, ma insomma. Ecco, Margherita, la cominciamo da questo. Tu mi insegni che il tempo è relativo. Certo, se lo insegna Einstein. Esatto, quindi noi... Però ora i neutrini vanno più forti della luce, perché sì. Passano dentro i tunnel. Sì, vabbè, è l'ultimo regalo che ci ha fatto il governo Berlusconi, che in qualche modo... molto saggio, fatto sì. Di gente molto sì. Intelligente, cosciente. Aspetta che ti avvicino, sta buono. Ah, ma siete anche lassù. Buongiorno. Aspetta, magari glielo diamo in mano a Margherita il microfono. Ecco, grazie. Dunque, allora cominciamo dal concetto di tempo. Quindi il tempo è relativo. Tempo adesso... è relativo e lo spazio anche. Benissimo, quindi lo spazio però non è tanto relativo perché ce n'è poco qua, però va bene. E il tempo è relativo perché giravano appunto varie ipotesi sull'inizio di questo. E anch'io me ne sono accorto adesso, guarda, buongiorno, è bellissimo. Ma questa cosa, cominciamo da un, adesso poi parliamo del libro, eccetera, ma questa cosa dei neutrini, quando tu l'hai saputa, primo, ci credi, sei convinta e che cosa ti ha provocato? Convinta ancora non sono, stanno facendo delle altre misure. E ancora nemmeno chi l'ha fatta è convinto, perché non ho saputo all'aria gran parte della relatività, perché per la relatività la massa diventa infinita quando si va alla velocità della luce, e se si supera la velocità della luce la massa non ha più senso, viene fuori un numero immaginario. È bello questo discorso che la massa non ha più senso, io mi sento più leggero. Però, scusa, ma no. Cosa prova uno scienziato come te, che per anni e anni ha studiato, si è fatta delle certezze basate sulla sperimentazione, e poi improvvisamente si scoprono cose che mettono in discussione tutto quello che tu hai studiato per una vita? No, insomma, la scienza è fatta così, procede per passi, sbagliando e correggendo i propri errori. E quindi la cosa non è che ti sconvolge, no, ti sorprende. Lei è molto interessante, questo sì. Non opponi resistenza alle novità? No. No, questo... insomma, aspetto delle conferme o no. Però posso dire, io sono ignorante come una zucca, poi ho fatto, sai, quei licei classici, proprio classici, dove ho fatto un'ora di matematica, so le tabelline e poco più. Però ho frequentato scienziati di varie categorie, branche. I fisici... sono, secondo me, correggimi se sbaglio... E te lo spengo, se no si mette a suonare sul telefono. Ah, certo, il telefono, io lo spento, sì. E dicevo, i fisici mi sono sembrati quelli più aperti alle novità, i più flessibili. Ho chiesto a un fisico che lavora al CERN, ma cosa vi aspettate di scoprire dall'esperimento lì dell'acceleratore di particelle, Big Bang... Il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs. Va bene, a Bologna si fa dell'ironia sul bosone, però perché, allora, le domande diventano due, vedi che a ogni domanda lei me la... Allora, la domanda era questa, i fisici mi sono sembrati quelli più flessibili, cioè questi mi hanno risposto, noi ci aspettiamo di scoprire delle cose, di avere conferma, ma se per caso scoprissimo che è tutto diverso, tutto il contrario, saremmo solo felici. Sì, perché allora si ricomincia da capo, c'è molte altre cose
da scoprire, diventa più divertente. Ecco. In quale branca dello scibile umano si ragiona così? In genere si è legati a quelle tre certezze, no? E invece no, voi... No. Certezze nella scienza non ci sono. Si cerca con l'esperimento, con l'osservazione, di scoprire le leggi che regolano l'universo. E se poi... Aspetta, mettiamo il microfono perché giustamente la Margherita è una persona per bene e mi guarda in faccia quando... Esatto, lo so che non dovrebbe guardarmi anche per... perché esteticamente non sono omologabile, però ecco così, benissimo. Dunque, buongiorno, e anche l'inquadratura si è dovuta adeguare. Allora, hai accennato al bosone di Higgs, che non si scrive X ma H-I-G-G-S. Brava, sì, no, brava, si sa che è brava. E si riesce a spiegare, è una cosa pazzesca, il bosone di Higgs è detto anche la particella di Dio. Dunque, secondo il modello standard, che è una teoria che spiega molto bene tutti i fenomeni che osserviamo per le particelle, però presume che ci sia una particella speciale, appunto il bosone di Higgs, Higgs è quello che l'ha trovata, che l'ha immaginata, la quale spiegherebbe come si sono formate le particelle, cioè come le particelle hanno acquistato la loro massa. La loro materia, sì. Sì. E quindi bisogna trovarlo però, perché per ora è un'ipotesi. Nessuno l'ha trovato. Se si trova, vabbè, allora il modello standard vale. Se non si trova, le ragioni possono essere due. O il modello è sbagliato, tutto da rifare, oppure il bosone è tanto bosone che l'energia di cui si dispone al CERN non è sufficiente a crearlo, perché l'energia crea la materia e la materia dà energia. È il principio dell'energia nucleare, come quello della bomba atomica. Ecco. Ora, il CERN è attualmente la macchina che dispone della maggior quantità di energia che si spera sia sufficiente a creare il bosone. Però se questo bosone non si trova, o l'energia non è sufficiente o la teoria è sbagliata. È affascinante, nel senso, adesso io ti cito una mia esperienza. Ero in Australia e sono andato con una giornalista del CERN a intervistare un fisico, Paul Davis mi sembra che si chiamasse. Vabbè, io sono andato ad assistere perché ho capito poco sia delle domande che delle risposte, però questo signore aveva ipotizzato una sorta di viaggio nel tempo, no? Attraverso, insomma, tutta, esprime tutta la teoria, no? Del viaggio nel tempo. Poi io gli ho chiesto solo un'ultima domanda, dico, scusi, ma se è vero, la macchina del tempo quando funzionerà? Lui mi guarda proprio come se avesse visto una cacca per terra e dice, ma io... ho intuito la teoria, io so che questo è possibile. Poi in pratica qualcuno, un meccanico dentista, la farà, ma chi se ne frega, non è mica un problema, no? Ma io la macchina del tempo ci credo poco. Ci sa una macchina del tempo noi, astronomi, per guardare indietro nel passato, è la velocità della luce. Perché quando noi guardiamo una galassia a 10 miliardi d'anni luce, la vediamo come era 10 miliardi d'anni fa, perché la luce impiega 10 miliardi ad arrivare fino a noi. Quindi quando io guardo un oggetto, più lontano lo guardo, più indietro nel tempo lo vedo. E quindi in questo modo noi possiamo ricostruire, vedere l'immagine dell'universo come era quasi 14 miliardi d'anni fa, quando ancora non c'era né le stelle né le galassie. Quando guardiamo una galassia a 13 miliardi d'anni luce, la vediamo come era 13 miliardi d'anni fa. Quando guardiamo la galassia d'Andromeda, che è visibile anche a occhio nudo, se è bello buio, non a Bologna, allora la vediamo come era 2 milioni di anni fa. Quando guardiamo il Sole, lo vediamo come era 8 minuti fa. Perché la luce impiega 8 minuti arrivare fino a noi. A proposito di
cielo da osservare. Tu in questo libro, adesso cominciamo a parlare anche del libro, racconti che vabbè, la guerra ha fatto tanti disastri, ma un lato positivo l'ha avuto. C'era l'oscuramento e si vedeva il cielo. Sì, vabbè, si vedeva anche prima, perché prima non c'era l'illuminamento, c'è oggi. Comunque durante la guerra si doveva stare proprio al buio completo. Alle finestre si mettevano dei fogli di carta blu la sera, perché non si vedesse nulla, per evitare i bombardamenti. E quindi il cielo era bello buio, si vedeva davvero bene. E hanno fatto un sacco di scoperte. Beh, non così. No, l'ha fatta una scoperta grossa, l'ha fatta davvero un astronomo americano, proprio approfittando dell'oscuramento. Anche in America c'era l'oscuramento, anche a Monte Wilson, perché avevano paura dei bombardamenti giapponesi. E grazie a questo oscuramento ha scoperto che c'erano due popolazioni di stelle, quelle giovani e quelle vecchie. Quelle giovani che popolano il disco della galassia, cioè la parte più estesa. Poi la nostra Via Lattea è circondata come da un alone, dove si trovano le stelle vecchie. Ascolta, tu sei un... ti sei innamorata da giovane delle stelle peculiari. Beh, innamorata le ho troppo. Beh, come fra gli esseri umani, ci sono, la maggioranza sono persone normali. Poi ci sono quelli che sono anormali, che sono matti, che sono delinquenti, che sono dei geni. Le stelle peculiari sono quelle che esulano dalla norma. La maggioranza delle stelle, compresi il nostro Sole, sono stelle comunissime, normali. Però ce n'è qualcuna che presenta delle caratteristiche nella loro emissione di luce, che presenta delle stranezze. È il problema di capire la ragione fisica di queste stranezze. E guarda caso la Margherita Hack è andata a studiare le stranezze. Perché a livello caratteriale, diciamo già in questo libro, questo è un libro molto bello e molto particolare, perché La mia vita in bicicletta, edizioni Ediciclo. Uno dice, qui si parla di biciclette. Sì, anche, si parla delle tue biciclette. Eh sì, però qui, se posso usare la metafora ciclistica, la catena della bicicletta è una specie di pretesto, cioè fa girare la vita di Margherita, che racconta in questo libro, è una sorta di sua autobiografia, però fatta in un modo particolarissimo. Mi chiedono sempre, come è nata la passione per le stelle? Io passione per le stelle non ce l'ho mai avuta. Ho avuto passione per la bicicletta, ho avuto passione per lo sport, per l'atletica. Sì, però tu dici qua, allora, dunque, tu all'inizio, anche per il tuo babbo, eccetera, dovevi fare lettere. Hai ascoltato una lezione di un grande... No, mi hanno mai imposto nulla. Vabbè, insomma... Però pensavano, intanto non avevano fatto l'università, ma aveva molti amici laureati in lettere, per cui io avevo sempre sentito parlare di lettere, non sapevo nulla dell'università. Allora non ci facevano seminari per farci sapere i vari corsi di laurea, che sbocchi davano, ci si andava così alla cieca. Adesso invece si va dove c'è posto. E io mi iscrissi a lettere perché avevo molta facilità per scrivere, perché quando facevo il ginnasio, che sarebbero le medie di oggi, riscrivevo sempre le cronache della partita della Fiorentina a modo mio, e mi pensava che forse avrei fatto la giornalista sportiva, anche perché sei stata campionessa di pallavolo e atletica. No, giusto, d'atletica, salto in alto e salto in lungo. Ma hai giocato anche a pallavolo? Sì, a pallavolo ho giocato da vecchia. A miei tempi era poco diffusa la pallavolo, c'era la pallacanestro, che allora si chiamava pallacanestro. Ora si dice basket, ma allora si per motivi politico-linguistici. Sì. Ah, poi allora c'era il fascismo, anche i ristoranti, sì, non si poteva dire ristorante, si doveva dire ristorante, il tennis era la pallacorda. Vabbè, a proposito, ma qui guarda, già mi hai tirato fuori un sacco di elementi per fare 200 domande. Andiamo con ordine, come mi insegni tu. Ecco. A proposito di ordine, qui confessi che tu il vero metodo di studio l'hai scoperto praticamente all'università. Prima no. A me sì, perché al liceo ci dicevano
da questa pagina a quest'altra, fai questo e fai quest'altro. All'università uno si deve arrangiare da sé. Infatti da principio, per esempio a giugno, io non utilizzai praticamente la prima sessione d'esami, l'avrei potuto utilizzare. Invece, perché non eri pronta? No, tiravo a campare, non mi ero organizzata. Ho imparato poi e ho cominciato a sfruttare il primo e il secondo appello d'ottobre, poi c'avevo quello di febbraio perché facevo littoriali, cioè facevo campionati sportivi universitari e allora ci davano una sessione in più. Non era come oggi che uno va dal professore e gli dice vorrei fare l'esame e c'ha quante sessioni vuole. Allora c'era giugno, ottobre, due appelli a giugno, due appelli a ottobre e basta. Due appelli a febbraio, anzi un appello a febbraio per chi aveva fatto sport per la patria. Perché aveva questo. Adesso arriviamo alla storia. Comunque insomma Margherita confida che un metodo di apprendimento lei l'ha scoperto tardi. Questo è molto consolante per tutti. Per esempio il primo esame duro era l'analisi matematica. Sì. Che era un librone così e era un osso molto duro e mi ricordo che su una pagina per capire tutto ci si doveva stare anche dei giorni e il mio metodo era ritirare avanti su quello che non capivo e andare fino in fondo. Sì, però poi rileggevi tre volte. Alla seconda volta capivo un po' di più, alla terza capivo molto di più, alla quarta avevo capito quasi tutto. Bene. Ma se mi impuntavo subito sulla prima pagina sarei rimasta sempre lì o forse avrei cambiato facoltà. E questo è un suggerimento. Comunque dicevo, avevi iniziato con lettere, poi ha ascoltato le lezioni di un grande letterato. Un'ora ti sei annoiata subito? Sì, subito. E sei passata a fisica, perché per te la fisica parla di cose concrete, il resto sono chiacchiere. però. Ho sempre l'impressione che filosofi e letterati facciano di gran chiacchiere. Ecco, Montroni, sei servito. Qui dentro quindi dobbiamo evacuare tutte le cose che sono chiacchiere, lasciamo quei 5-6 libri di fisica e siamo a posto. Anche come ordine della libreria è più semplice, va bene. Comunque, torniamo al fatto che questo è un libro di storia, perché tu racconti anche tutta una serie di episodi che riguardano il fascismo. Per esempio, tu non hai fatto l'esame di maturità normalmente, perché? No, perché il 10 giugno del 40 l'Italia entrò in guerra e non ci furono le sessioni d'esame di maturità e si fu passati o bocciati con lo voto di scrutinio. Sì, però ti ricordi che qui nel libro racconti che lei ha detto una frase a un amico, no? Ma secondo me entriamo in guerra e è un disastro. No, questo fu prima. E ti hanno accusato di essere disfattista. In maggio del 40 ebbi una litigata con dei compagni fascisti perché io ero diventata antifascista nel 38 per le leggi razziali, perché era una cosa talmente vergognosa, talmente abnorme, perché prima si erano tutti fascisti noi ragazzi, perché c'era la patria, l'Italia. Si faceva tifo per l'Italia come si fa oggi per l'Italia del calcio. E diventai antifascista nel 38 quando ci fu le leggi razziali e lo vidi con mano perché c'aveva una professoressa di scienze ebrea, si chiamava Enrica Calabresi, che fu cacciata da un giorno all'altro perché era colpevole d'essere ebrea. Quindi uno capisce l'assurdità di un comportamento simile. E perciò quando l'Italia era alla vigilia dell'entrata in guerra, c'era l'asse Roma-Berlino, la grande amicizia con i tedeschi, e io avevo questa litigata in classe e il professore di matematica era presente, era un fascista sfegatato, ci portò tutti in presidenza e io avrei dovuto essere espulsa da tutte le scuole del regno. Invece mi condonarono la pena, mi sospesero per 30 giorni, per cui io tornai a scuola verso il 4-5 giugno, quando le scuole stavano per chiudere, e ci doveva essere l'esame di maturità, che allora erano terrorizzanti, perché c'erano tutte le materie degli ultimi 3 anni, c'era lo scritto, l'italiano,
poi la versione dal latino in italiano, dall'italiano in latino e mi pare anche dal greco in italiano. E poi c'era tutto l'orale, durava due ore. Un'ora per le materie letterarie, un'ora per quelle scientifiche. Aspetta che abbiamo qui un fonico improvvisato. Oh, ecco fatto. Guarda, mo. Ecco, sì, benissimo. Comunque, per alle signore in genere non si dichiara l'età. È così. Vabbè, dimmi. È così. Ebbi la fortuna, nella sfortuna, che l'Italia entrò in guerra il 10 giugno del 40 e non furono aboliti gli esami di maturità. E così io non l'ho fatto. Ecco, io dicevo, oh, ragazzi, allora cioè, voglio da morire. Cioè. Perché io urlo, Esatto. Siete voi che avete qualche problema, siete diversamente udenti. Dunque, io dicevo, delle signore non si dà l'età in genere, ma possiamo dare le misure di una miss. C'ho 89 anni. Vabbè, appunto, allora, i numeri della Margherita sono... 1922, brava. Massa di ferro. Allora, è nata a febbraio, vero? No, a giugno. A giugno, vabbè. Pensavo tu fossi acquario, bene, e non che io sappia cosa vuol dire. Una volta, la prima volta che l'ho incontrata, l'ho presentata dicendo la famosa astrologa Margherita, che naturalmente a momenti mi tira in testa un libro. Sì, me lo ricordo io, ho avuto un attimo di terrore, ma vabbè, è lo stesso. Comunque, sono abituata. No, dicevo, le misure di Margherita sono appunto 22 la data di nascita, 89 la sua attuale età, 75. A 75 anni sei andata in pensione, hai mandato a quel paese il CRA e il GNA, che sono appunto il Consiglio Ricerche Astronomiche e il Gruppo Nazionale Astronomia, ed è cominciata la tua terza giovinezza. Hai cominciato a giocare a pallavolo, sì. E hai ricominciato ad andare in bicicletta come una matta qua e là. Beh, ci andavo anche prima in bicicletta, sì, ma c'avevo più libertà, non c'avevo più la burocrazia, perché di lavoro ce n'ho più di prima ora, che sono in pensione. Sì, infatti oggi Romano viene da Trieste, passa da Bologna e poi vai a Ferrara per un'altra iniziativa, eccetera, eccetera. Tarcento, provincia di Udine. Poi siamo andati a Ferrara. Sì, no. Poi ma non da lo so. Ferrara a Bologna, da Bologna si torna a Ferrara, da Ferrara si va a Firenze. E tutto con quel signore lì in prima fila. Lui non vuole essere citato forse, ma Aldo viene sempre con te. Ed è una persona importantissima per te. Lui ha 91 anni. Ecco, allora, nel suo libro... Dunque, qua, allora, il libro è fatto benissimo, gli editori sono deliziosi perché poi è di ciclo. Uno dice, e di ciclo parleranno di gare di bicicletta, tutt'altro. Se vedete l'elenco dei libri dell'editore, sono libri che partono dalla bicicletta ma arrivano molto lontano. Comunque in realtà nella quarta di copertina c'è scritto che Margherita ha conosciuto il suo fidanzato quando erano bambini e poi l'uomo di una vita. Fidanzati non si è ammastati. Esatto, invece l'ha conosciuto da bambino, non gli stava manco tanto simpatico, l'ha ritrovato da adolescente, da grande... È diventato però il tuo grande amore. Si andava molto d'accordo. Ci siamo conosciuti a giardini pubblici. Sì. Perché lui, io ero sola e cercavo sempre dei gruppi con cui giocare. E dicevo, mi fate giocare anche me? No, tu no. Invece quella volta lui si avvicinò, mi disse, te c'ha la palla, noi siamo in cinque, così si fanno tornei. Sì. E quindi questa fu da bambino andava bene. Peculiare. Dopo avete avuto magari a 20 anni. Da bambini si andava sempre d'accordo. Anzi, spesso trovavo ragazzi e facevano le riffe, cioè si faceva una norma di gioco e poi non si attenevano alla norma e questo mi faceva andare in bestia. Invece lui era scrupolosissimo. E poi ci siamo persi di vista, si è giocato un'estate insieme. Perché allora l'estate si passavano a giardini pubblici, allora si era poveri, non si andava alle Maldive. Va bene, ma comunque, dopodiché la cosa che mi ha incuriosito è questa.
Tu ti sei spostata in Italia per motivi di lavoro, perché sei di Firenze, poi hai lavorato qua e là in vari posti, sei addirittura andata in America, hai fatto un sacco di giri per lavoro. Aldo sempre con te? Dei viaggi lunghi, sì, quelli corti, no. Ora viene sempre un mio. No, ma dico, siete andati ad abitare di qua e di là, sempre sì, in base ai tuoi impegni. Sì, sì. Sì, ma lui scriveva articoli per giornali, lavorava per Papini e per Prezzolini, era libero. Era libero, quindi anche un bel esempio di coppia in cui la moglie ha in qualche modo, no, dato il là. Io ero impiegata statale. Ecco, mettiamola giù di lì, lei era impiegata statale, vabbè. Facciamo un attimo un passo indietro, quando Margherita racconta che chiedeva di giocare con i bambini e dicevano no, tu no. Allora, Margherita, da piccola, lei lo racconta, era una specie di Pippi Calzelunghe veramente, una specie di maschiaccio, come ti definisci, una né maschio né femmina, diciamo, tu ti piacevano i giochi anche da ragazzo, piaceva eccetera, il eccetera. Meccano. Il meccano, ecco, pensa piaceva un po' te. Arrampicarmi sugli alberi. E a un certo punto, da adolescente, hai avuto dei problemi di inserimento con le tue compagne? Perché eri un po' diversa. Sì, beh, quando facevi il liceo, sono al liceo Galileo a Firenze, c'era una classe dove c'era un sacco di figlie di professionisti, molte con la puzza sotto il naso, mentre io ero proletaria. E non facevano altro che parlare di ragazzi, di balli, di feste, mentre io avevo in testa la bicicletta, andavo alla scuola in bicicletta. Quando pioveva arrivava tutta bagnata e mi guardava anche con una specie, come se fosse un certo disprezzo. Io però ho detto proprio a mia figlia di leggere questo libro, perché cosa ha fatto Margherita? E lo confessa, è tenerissima questa parte. Lei dice, io a un certo punto ho provato a essere uguale agli altri, perché volevo essere accettata, no? Sì. Poi dopo ho detto no. Non... Perché deve essere così scema. Come ma ti rendi conto che bel esempio? Ma sai che il conformismo per tutti quanti noi è un problema enorme. Sì, ma da bambini si soffre a essere diversi, perché appunto si sente di essere esclusi, e quindi costa fatica. Poi uno dice, ma voglio essere come mi sento d'essere. E quindi questo libro c'è dentro tutto, c'è dentro scienza, divulgazione, perché a un certo punto... C'è anche la scienza, un effetto... Quello è bellissimo. La rotazione della Terra. Sì, quando tu eri... dunque lei a un certo punto ha la passione della bicicletta, poi gli chiediamo perché. Io ero un allenamento collegiale a Varese, perché ci doveva essere campionati europei, che poi non ci furono per via della guerra. E a Varese c'era una pista, c'era il campo d'atletica, la pista d'atletica, e sopra c'era la pista per ciclismo, di quelle fatte a catino, che sono molto inclinate. Non so, come il Vigorelli di memoria. E c'era un ragazzo che si allenava sulla pista del ciclismo. E io gli chiesi, allora avevo la passione della bicicletta, mi fai fare un giro? E lui disse di sì. Oh, la bicicletta da corsa è un bene prezioso. A scatto fisso poi era? Ma non lo sapevo. Io cominciai a girare su, feci un giro, un altro, via, via, sempre più forte. A un certo momento ero stanca e smisi di pedalare e non sapevo che le biciclette da corsa su pista non sono a ruota libera. Cioè se smetti di pedalare e pedali seguitano a girare. E siccome andavo forte, mi dettero una spinta tale che io fu sbalzata in aria e poi ricascai sul sellino. E dissi, ma che fortuna ho avuto a ricadere proprio sul sellino. E questo l'ho pensato fino a poco tempo fa. Quando ho scritto questo libro, mi è venuto in mente che invece dovevo cascare sul sellino, perché era qualcosa di analogo a quello che dicevano quando Galileo sosteneva che era la Terra a girare e non la volta celeste. E dicevano, ma se la Terra girasse, quando noi facciamo un salto e siamo in aria, la Terra ci gira sotto, quindi io dovrei ricadere non nello stesso punto, ma un po' più indietro. È come se
quando siamo in treno, in piedi nello scompartimento, facciamo un salto, siamo davanti allo scompartimento 8, ci aspettassimo di ricadere davanti allo scompartimento 6, no, si ricade lì. Perché? Perché facciamo parte del sistema treno. Così noi sulla Terra facciamo parte del sistema Terra. Quindi anche se faccio un salto, seguito a girare con la Terra. Così in bicicletta. Io facevo parte del sistema bicicletta. Quindi anche quando ero sbalzata in aria, dovevo ricadere sulla bicicletta. E infatti, quindi non fu una fortuna, fu una legge fisica. Bene, però se naturalmente, come dire, avessi fatto questo ragionamento qualche decennio prima, al posto di Einstein la scoprivi tu la teoria. L'ho fatto solo ora. Vabbè, ma insomma, ci hai pensato a lungo. Senti, dunque, lei racconta anche dei suoi genitori e del rapporto anche, diciamo così, con la spiritualità, la religione, no? Correggimi se sbaglio, la tua mamma era cattolica e il tuo babbo era protestante. Ma non erano credenti nessuno di due. Entrambi in crisi con la propria religione. Però il tuo babbo si intendeva di teosofia. Anche la mamma, insomma, erano diventati teosofi, cioè seguivano queste religioni indiane, buddiste, che ora sono tanto di moda, o che erano di moda qualche anno fa, ora un po' meno mi pare. Ma, insomma. Ma c'è un ritorno, sì. Sì. Ecco. Credevano alla reincarnazione, a tante balle, e io stavo a accettare così, ma non ho mai avuto grossi turbamenti religiosi. A me più che dell'aldilà mi fregava dell'aldiquà. Però in questo ti sei anche molto esposta, diciamo che sei laica praticante, giusto? Quindi No, laica praticante, sono laica, sono atea, sono laica nel senso che non voglio imporre le mie credenze a nessuno. Ognuno deve essere libero di pensare come vuole, perché c'è anche gli atei fondamentalisti, come c'è cattolici fondamentalisti, c'è anche gli atei fondamentalisti. Non è che questo essere mai per niente fondamentalista ti viene proprio dalla pratica con la scienza? Forse, non so. Nella scienza in teoria niente è stabilito. Poi rispetto degli altri, uno deve essere libero di... Quando una cosa non si può dimostrare, uno deve avere le fedi che vuole avere. E che anche essere ateo è una fede, perché non posso mica dimostrare né che Dio c'è né che Dio non c'è. Quindi... Si rimane nel dubbio. Non è scienza, è fede. Ma il dubbio è scomodo. Sì, dipende, c'è chi si tormenta per il dubbio, ma come dicevo, io non ho mai avuto grossi turbamenti religiosi e seguito a non averne. Bene. Cioè, io penso come gli epicurei, finché sono viva non c'è la morte, quando c'è la morte non ci sono più io, quindi non ha senso aver paura della morte. Allora, vediamo, parliamo di vita. Il libro racconta anche altri aspetti, racconta, a parte l'amore della bicicletta, che poi lo approfondiremo come ultima domanda, perché la bicicletta gira in questo libro e aleggia e dovrai spiegarmi perché la tua mania, anzi me lo spieghi subito, fin da piccola tu ci avevi questa roba della bicicletta, te la sei fatta prestare per imparare ad andarci sopra, e la tua prima bicicletta non te la ricordi ancora, e tutte le biciclette della tua vita e tutto quanto. Ma ho avuto due sole, quella prima... che erano quelle pesanti, nere, senza cambio, che poi l'avevo dipinta tutta di bianco e d'argento, e poi ci avevo cambiato il manubrio, avevo messo i diritti, perché sembrasse una bicicletta da corsa, però anche tinta di bianco e d'argento era pesante, come quando era nera. Anzi. E poi la seconda bicicletta l'ho comprata a Trieste, di quella super leggera, col cambio... Questa è veramente quasi da corsa. E ce l'hai ancora? Ce l'ho ancora. Senti, no, ma io prima volevo introdurre il tuo... Vabbè, a parte che sei vegetariana, questo è un... Dalla nascita, perché mi erano già vegetariani quando sono nata. Quindi sei la dimostrazione che, insomma, le proteine ci sono anche nei vegetali. Le proteine ci sono. E poi amo gli animali. Brava, volevo arrivare lì.
Margherita ama moltissimo gli animali e qui si parla proprio nella sua, diciamo, autobiografia, un po' per caso, perché lei parte dalla scusa della bicicletta. Si parla di tutti i tuoi animali, i tuoi cani e gatti, dico bene? Keck, Dick, Lara, Lilli, Zacchi? Nomi, dove li hai trovati questi nomi? Pensavo li chiamassi Andromeda, no. Troppo lungo per un cane. Bene. E però il tuo amore è stato veramente, cioè, importante per gli animali. Sì, è stato molto importante. Anzi, il mio più grande amico, il mio primo amico gatto, è stato un gatto soriano che ho preso piccino, ho trovato la mamma, era randagia, e che poi ha fatto 3 gattini e 2 si sono dati a dei vicini e uno lo si è tenuto noi, e questo è stato con me, studiava con me sulle mie ginocchia dalla prima ginnasio fino al terzo anno d'università. Prima ginnasio vuol dire l'equivalente di prima media, quindi avevo 11 anni e è rimasto con me fino al terzo anno d'università. Quindi quasi laureato anche lui. Le 5 del ginnasio fanno 10, le 3, 13, 16 anni. E poi un bel giorno, anzi un brutto giorno, una notte di febbraio, scomparve perché i gatti a febbraio vanno in amore e perdono ogni prudenza, e non so che fine avrà fatto. Vabbè, non ti posso chiedere allora il tuo rapporto con l'amore, perché c'è qui Aldo in prima fila e qui è inutile. Però allora, senti, un'ultima domanda, poi lasciamo magari le domande al pubblico. E l'ultima domanda è questa, proprio mi parlavi di animali, ma tra tu, io t'ho definita qua una animalista umanista, perché non è che ti sei fissata con l'amore solo sugli animali, ma anche hai amato l'umanità, ti sei preoccupata dell'umanità. Che rapporto c'è tra la coltivazione dell'amore per gli animali e, cioè, questo amore per gli animali può riverberare poi in un rapporto migliore con gli umani? Ma con rispetto per il prossimo, diciamo. Perché sì, ci sono molti animalisti che sembra che amino soprattutto gli animali e se ne freghino degli umani. E questo... No, rispetto di tutti, dei più deboli, di chi soffre, credo sia una cosa naturale. E non fare agli altri, non vorresti fosse fatta a te. Tu hai sempre avuto quindi un impegno, diciamo, nella scienza ma anche nel sociale. Non sei mai stata chiusa nel tuo laboratorio e basta? No. Si sente da questo libro, perché in questo libro davvero è un modo per raccontare squarci storici, per trasferire l'esperienza di una vita e per parlare soprattutto di persone, di eventi, eccetera. Bene, a questo punto davvero, se qualcuno è, posso, mi autorizzi, padrone di casa, alle domande da parte del pubblico, perché capisco che riuscire a dialogare con Margherita Hack è un privilegio e non me lo merito solo io. Domande, sì, ho capito, domande vere, beh, ma non siamo mica qui con un politico che uno, vabbè. Allora, chi è che alza la manina per fare la prima domanda a Margherita Hack? Se lassù il microfono non arriva, ma potete urlare che siete in buona posizione. C'è qualcuno che ha una domanda? Peggio per voi. Allora io faccio l'ultima, dopo però intanto ho elaborato una domanda. Rapporto uomo-donna, maschio-femmina, tu racconti qui, terribile, racconta di un suo compagno di università che la incontra dopo che ha fatto il primo esame di analisi matematica. E lui ti dice, e lei dice, l'ho superato. E lui risponde, beh, niente male per una donna. E lei annota, lui dopo questo esame ha cambiato mestiere perché non è riuscito a superarlo. Allora, tu sei una grande donna che è riuscita a fare cose meravigliose. Hai avuto difficoltà in quanto donna? Va che bella domanda che ho fatto. No, io direi di no, ho dovuto lavorare seriamente. Il doppio? Lavorare duro, il doppio no. No, ho dovuto affermarmi, cioè pretendere che il mio lavoro sia riconosciuto. A volte ti tendono a
a scavalcare, non tanto per il donna o uomo, anche io posso dire per esempio quando D'Arcetri da Firenze mi sono trasferita a Merate in Brianza, la succursale dell'Osservatorio di Brera, ho disturbato un equilibrio esistente. C'era due miei colleghi più vecchi di qualche anno, due o tre anni più vecchi di me, che c'erano già, che non facevano un tubo. E certamente io ero un elemento di disturbo. Mi hanno accettato, mi hanno fatto dispetti di tutti i generi all'inizio, fino a sgonfiarmi le gomme della macchina. Allora sarà all'inizio della motorizzazione, quando arrivò a Merate, noi avevamo una giardinetta, la 500 giardinetta, quella con la carrozzeria di legno, e il direttore aveva una Topolino. Dopo una settimana aveva cambiato la Topolino in un 1100, perché non era tollerabile che un suo dipendente avesse una macchina più bella, una macchina più grossa. Beh, insomma, l'università è un ambiente come gli altri. Tra l'altro, rispetto agli strumenti di locomozione, tu parli indirettamente anche di Bologna, perché tu e Aldo avevate il Cucciolo, che no, sapete, è Ducati. Ducatino. Ducatino Cucciolo, sì. Quella verde, no. Sì, fidati che il Cucciolo, sull'astrofisica non so niente, non, ma sul Cucciolo so tutto. Non era uno scooter. No. Era una vera e propria motocicletta, sì. Sì. Con il cambio a pedale. Sì. Sì. Ma Ducati. Ducati, sì. Ne avevamo due, sì. La sua era riuscita meglio della mia perché il motore era fissato in una vite, sì. E quando si faceva gite lunghe la mia perdeva il motore. Sì, era... Io dovevo portarmi dietro il cacciavite. Era una specie di moschito. E lui ti aspettava però, o no? Sì, ma si faceva anche le corse, anzi... Ecco. Lui non aveva nessuna idea del codice della strada. Mi ricordo che su passava in curva e io urlavo dietro, imbecille! Comunque le gite che racconto in questo libro sono fuori di testa. Io sono andato anche a vedere le distanze in chilometri, ma racconta delle cose. Si prendevano alla mattina alle 4 in bicicletta e facevano dei giri lunghissimi. Quella l'ho fatta un mio amico. E siamo andati, aspetta, parla qua dentro. Sì, siamo andati da Firenze a Viareggio per Ferragosto del 40. Sì, da Firenze a Viareggio e ritorno. Firenze a Viareggio e ritorno sono 200 chilometri. Con quelle biciclette là. Biciclette di una volta senza cambio. E le strade. Ma anche più pese, perché essendoci all'inizio della guerra non si trovava nelle gomme né nei copertoni di ricambio. Quindi ci si aveva tutte toppe dentro, per cui in pratica il copertone era doppio. Bene, quindi cioè, elementi anche proprio di eroismo d'altri tempi. A proposito, l'avete covata sta domanda? Ma io vado bene perché c'è un sacco di curiosità, però mi sembra ingiusto che tante teste non elaborino una domanda più intelligente delle mie. Esatto, devono comprare il libro, certo. No, vabbè, per una volta posso dirvi... Ah no, non posso, potrebbe essere semi-conflitto di interessi. Ho scritto le prime due righe, allora magari sembra... Però per una volta volevo istigare a comprare questo libro, perché dentro c'è veramente la storia di una persona, che è la nostra storia. È un misto di lati umani, personali, oggettivi, scientifici. Non ho mai trovato, diciamo, un libro più completo in termini anche di toni, eccetera, eccetera. Ma c'è una bella prefazione di Patrizio Roversi. Sì, vabbè. Così non c'è conflitto di interesse. Quella la potete saltare, partite da dopo. No, c'è una cosa, ecco, l'unica cosa, che tu tenevi per binda contro guerra. Io ero per binda. E io, essendo mantovano, dopo... guerra era un... Però, ecco, posso farti una domanda stupidissima? Il ciclismo, che tu hai tanto amato, anche come sport, no? Perché eri... Beh, sì, non agonistico allora. No, vabbè, tu non hai fatto... Però l'hai seguito e tutto quanto. Sì, si seguiva molto il Giro di Francia, il Giro d'Italia, soprattutto il Giro di Francia, perché il Giro d'Italia le squadre erano per squadre delle varie ditte, la Legnano, c'era la Maino, eccetera. Invece quello di Francia era per squadre nazionali, e allora si faceva il tifo per l'Italia. E quando c'era il giro
si giocava molto a pista, non so se i ragazzi d'oggi sanno che gioco è, si faceva nella ghiaia delle piste, dei percorsi, spazzando via la ghiaia, ammucchiando, facendo dei muretti di ghiaia ai lati, e con le palline si faceva, che erano i corridori, si faceva chi arrivava prima al traguardo. E beh, si giocava giornate intere in questo modo. Poi c'era chi non disponeva di un giardino con la ghiaia e disegnava col gesso la pista su marciapiedi per la strada e con le bottiglie, i tappi delle gazzose. Allora c'erano le gazzose, giocava invece delle palline. Allora, i tuoi racconti, secondo me, sono come, non so, un catalizzatore, no? Cioè, ognuno in base alla propria età interpreta quello che dici. Allora, io sono abbastanza anziano da capire perfettamente quello che sia le marche delle biciclette, che le conosco, sia questi giochi qua, no? Poi magari c'è qualcuno invece che non lo sapeva, che non le ha mai giocate queste cose qua. Quindi metti in fila le generazioni. C'è tanti giochi, non fanno più. Vabbè, comunque. Si aveva il cerchio, noi. Sì, beh, quello è molto atletico, il gioco del cerchio. Non c'è più il cerchio. No, non c'è più, anche perché se adesso uno gioca al cerchio lo stirano subito sotto un motorino, sotto una macchina, quindi è meglio lasciare stare. Ma giardini pubblici non c'è più nessuno. Sì, noi abbiamo... passava l'estate a giardini pubblici. Beh, i giardini Margherita sono ancora pieni, non giocano più al cerchio, ma insomma... Io lo so, ma il mio è il Bobolino a Firenze, dove io d'estate andavo tutti i giorni, facevo orario d'ufficio, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 3 alle 6 ero sempre lì a giocare. E ora sono tornata a vederlo un giorno d'estate, una bellissima giornata, era deserto. Vabbè. Era sempre pieno di ragazzi, insomma era un po' il paese dei balocchi. Senti, due domande ultime, intanto loro covano la loro. La penultima è questa, ti interessi ancora di ciclismo, che è uno sport meraviglioso ma è andato in crisi da morire? È andato in crisi, sì. Perché la competitività... Perché ora domina l'automobilismo, il motociclismo. Sì, ma nel ciclismo domina anche il doping, purtroppo. Anche il doping, sì. Questo è un concetto sportivo che non ti... Anche non solo nel ciclismo domina il doping, anche nell'atletica, in tutti i campi. Tu l'hai fatto a livello agonistico, sei stata campionessa italiana. Atletica, sì. Beh, ho vinto due campionati universitari e sono stata terza a due assoluti. Uno qui a Bologna. Quindi l'agonismo sai cos'è, sì. Ma la competitività nell'agonismo come l'hai vissuta? Quella è importante, se non siamo competitivi ci si arrende e serve molto questa competitività anche nella ricerca, nella scienza. Uno ha l'amore per la scienza, per capire, ma c'è anche la voglia di riuscire, di essere più bravo degli altri. Senti, tu finisci... No, finissimo. A un certo punto citi Pasolini, una frase stupenda. Allora, la frase è questa. Un uomo anziano che abbia un ricordo e non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane, non può avere i miei rimpianti di una volta. Pasolini sai che è nato qui in via Borgo Nuovo. Vabbè. È nato in Friuli. Eh? Pasolini, è nato in Friuli. No, è nato qua a Bologna, in via Borgo Nuovo. Poi è andato a stare invece a casarsi in Friuli, no, lo so perché c'è la targa lì davanti a casa allora, mia, non che io abbia studiato particolarmente, ma insomma ho nato in Friuli. Però questa cosa che un anziano deve poter condividere almeno i ricordi con i giovani perché ci sia una continuità, guarda che è un concetto stupendo. E poi c'è tante cose ancora con i giovani, anche se sono cambiati il modo di vivere, i giochi, ma insomma ci si ricorda di come si era noi. C'è tante somiglianze, io mi ci ritrovo dei giovani. Ma infatti secondo me tu hai condotto una vita da eterna giovane, per le cose che hai fatto, per la testa che ci hai messo, per l'energia, l'entusiasmo, quindi è pazzesco, ma c'è più contiguità tra te e uno di 20 anni che tra questo di 20 anni magari che il suo babbo che ne ha 46 ed è già bello rincoglionito, a volte spesso succede. Ma sì, io sì, mi sento giovane. Anche se le gambe non funzionano.
Non è vero, perché sei salita su queste scale con una velocità. Ho ancora voglia di andare a suonare campanelli e poi scappare. Beh, guarda, lo puoi anche fare. Lo facevo. Vai via piano. Chi è che pensa che una signora come te abbia fatto una cazzata di nessuno? Al massimo ti chiederanno chi è stato. Lo facevo. E tu potresti dire... E l'ho seguitato per anni. Ah sì? Alza vicino. Ma dai, ecco, questo è un esempio. Siccome si incazzavano tanto, più si incazzavano, più mi divertivo. Va bene, è un esempio di eterna adolescenza, questo, vabbè. Bene, a questo punto, Montroni è veramente un organizzatore, perché, allora, guarda, ci sarà sicuramente adesso un momento faticoso, perché ti chiederanno di autografare i libri. Lo so, purtroppo. Se vuoi lo fai. Oh, c'è una domanda conclusiva da parte di una signora, finalmente, così possiamo dire che ci sono state anche le domande. Ecco, prego, si accomodi. Buongiorno professoressa, mi sentite? Sì, salve. Allora, io vabbè, la volevo ringraziare perché nella mia lista di cose da fare prima dei 30 anni c'era conoscerla, quindi sono molto contenta. E poi le volevo fare una domanda, non sul libro però. Le volevo chiedere, diciamo, per chi non lo sapesse, io trovo molto interessante la sua teoria sulla positività di una ricerca sul nucleare, non per quanto riguarda il parere positivo alla costruzione di nuove centrali, quindi volevo chiederle appunto di elencare le positività che lei ha già ripetuto, ma magari qualcuno appunto ancora non ne ha conoscenza. E poi una piccola cosa, essendo che per noi ricercatori, molti che hanno questa passione, le volevo chiedere se ancora conviene investire le proprie possibilità in Italia quindi investendo, diciamo, in questi centri che comunque forgiano comunque personale e ricercatori in Italia che sono richiesti in tutto il mondo, oppure conviene direttamente cercare di realizzarsi fuori. Grazie. Allora, grazie della domanda. Prego, Margherita. L'energia, io credo che è molto importante di seguitare la ricerca, perché l'energia nucleare non si può respingere a priori. C'è l'energia nucleare da fissione, poi c'è il pericolo delle scorie, soprattutto più grave, perché non si sa dove metterle. Però si dovrà sviluppare l'energia da fusione. Ci sono poi fatti che non lascia scorie. Quindi seguitare la ricerca, perché in futuro ci sarà sempre più bisogno di energia. Perché ora paesi emergenti come la Cina, Brasile, India, che consumano enorme energia. Poi c'è l'Africa e per ora dorme, ma anche l'Africa si sveglierà e quindi ci sarà sempre più bisogno di energia. Quindi bisogna seguitare la ricerca, soprattutto la ricerca sul nucleare da fusione, che per ora si sa fare, ma è antieconomica, nel senso che costa di più l'energia che si produce di quanto costa farla. Quindi, e poi di sviluppare molto di più le energie rinnovabili, ma anche le energie rinnovabili hanno i loro problemi, per esempio pannelli fotovoltaici che per riscaldare una piccola città occorre, per illuminare una piccola città occorre grandi parti di terra che vengono sottratte all'agricoltura, che vengono sottratte al turismo. Quindi ci sono problemi anche nelle rinnovabili. E poi ci sono dei problemi proprio qui a Bologna, ancora che sono misteriosi, quasi come neutrini che hanno velocità maggiore della luce. La fusione fredda, i ricercatori di Bologna che hanno fatto questo esperimento, onestamente, molto onestamente, dicono che noi produciamo una notevole quantità di energia, ma non sappiamo qual è la ragione fisica. Il non capire la ragione fisica
E quello mette tutti i dubbi su questo mezzo che sembrerebbe molto promettente e certamente un campo in cui la ricerca va continuata. Poi ci sono altri modi, forse ancora non sfruttiamo tutte le fonti di energia di cui potremmo utilizzare l'energia del mare, delle maree ancora, non so come, ma probabilmente è un modo che si dovrà affrontare. Quindi ci sarà ancora molto da fare nel campo dell'energia. Riguardo a quello che diceva la signora della ricerca, in pratica sì, oggi abbiamo assistito a un arretramento dell'Italia, perché noi produciamo ricercatori, spendiamo per formare un ricercatore e quando abbiamo un neodottore di ricerca, invece di cercare di utilizzarlo, non gli diamo nessuna concreta speranza di avere una posizione a breve. E anzi, addirittura ricercatori che sono sottopagati, gli si è tolto anche il contratto a tempo indeterminato, come se per fare ricerca non fosse necessario anche avere una certa tranquillità economica, quindi pagati male senza sapere se avranno un futuro. Quindi anche questa è stata una politica veramente miope che fa arretrare l'Italia, perché l'Italia ha buone università, dà una buona preparazione, come lo mostra il fatto che i nostri ricercatori sono costretti ad andare all'estero, poi all'estero si trovano bene, fanno carriera, fanno fortuna, quindi questo vuol dire che sono ben preparati. Quindi noi si spreca un capitale umano proprio per la miopia, almeno di chi ci ha governato fino ad ora, che ha fatto andare indietro l'Italia di mezzo secolo, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda diritti dei cittadini, diritti sindacali. Speriamo che le cose cambino, che ora che abbiamo un governo di gente che almeno sa leggere, scrivere e far di conto, le cose vadano meglio. Grazie a Margherita anche per questa risposta. Grazie alla ragazza che ha fatto la domanda e che ha colmato un vuoto di contenuti che io nella mia rincoglioneria non avevo, l'avevo notata, ma poi non l'ho letta, quindi grazie mille, così è più completo. Grazie ancora a tutti, fondamentalmente grazie a Margherita, Hack e Aldo. Buongiorno. Grazie.